Ben ritrovati ragazzi nel canale Gabby16bit e oggi ho qui per voi un nuovo gioco indie chiamato Starforge. Starforge è un gioco che prende spunto da Minecraft per creare un FPS molto innovativo con elementi di gioco di ruolo come alzarsi di livello e anche il crafting, quindi potremo creare le nostre armi come vogliamo, distruggere gli alberi per fare legna e quant'altro e costruirci perfino un rifugio. Ma in questo video non volevo farvi, non volevo spiegarvi il gioco, volevo più che altro farvi un tutorial su come funzionava, sugli elementi di base di questo gioco, quindi il crafting e come creare una casa. Quindi cominciamo subito. Allora, in questo gioco per ora è in alfa, quindi non c'è molto sulla mappa ancora, come potete vedere, ci sono degli alberi, delle montagne. E la mappa non è ancora infinita, hanno detto che comunque implementeranno questa feature in futuro, quindi sarà come Minecraft, potremo andare avanti all'infinito quanto vogliamo. Quindi, ora, per craftare gli oggetti, noi abbiamo già disponibili dei materiali all'inizio del gioco, come il legno, e delle risorse vicino al nostro punto di spawn, questo è il nostro punto di spawn, e potremo tornarci ogni volta che vogliamo premendo il tasto R. Adesso ho premuto il tasto R e sono tornato nello spawn. Bene, vedete qui abbiamo queste risorse del metallo, penso, olio e un po' di legno già craftato. Quindi, stando vicino qui, se premiamo il tasto Tab, apriamo questo menu. Questo sono il menu delle statistiche, il nostro livello, l'esperienza, eccetera. Ma per ora è bloccato, questo è come se fosse uno screenshot. Più avanti verrà implementato nel gioco, quindi per ora è inutile. Andiamo avanti, abbiamo questo menu, si chiama Databank, e qui potremo craftare la cosa. Se abbiamo legno nell'inventario potremo craftare per esempio questi blocchi di legno come le wood planks di Minecraft. E quindi ora, siccome abbiamo delle risorse vicino, craftiamo del legno, quelle palette di prima di legno. Quindi craftiamole, adesso qua scegliamo quante vogliamo craftarne. Io metto il massimo. E ora, come potete vedere qua in alto a sinistra, ho preso più blocchi di legno. Ora, ok, ho craftato tutto. E volevo anche farmi del pezzo di metallo. Abbiamo del metallo sempre vicino e mi crafto anche quello. Ok, ora che abbiamo legno e metallo dovremmo poter creare qualche... una torretta mi pare. Quindi una torretta automatica che difenderà la nostra base. Vediamo, serve olio e metallo qua. Vediamo se possiamo farlo. E questo 500... 5000 di metallo e 10.000 di olio. Proviamo. No, non possiamo. Quanto abbiamo? Vediamo sui nostri materiali. Abbiamo 100 di metallo e 628 di legno. Quindi dovremmo forse trovare altro metallo. Per ora quindi lasciamo perdere questo punto. Comunque, quando avremo del metallo e più olio, potremo craftare anche queste torrette che difenderanno la nostra base da mob. I mob nella modalità creativa, dove sono ora, non è ancora trovati purtroppo, ma penso che saranno implementati in futuro. È proprio una versione agli inizi, come se fosse Minecraft Alpha, ma ancora peggio. Qua c'è proprio pochissimo da fare. Però prima volevo mostrarvi un attimo come si fa parkour in questo gioco. C'è una feature interessante che è presa a spunto da Mirror's Edge, il videogioco, e potremo fare parkour sui vari oggetti. Io ho creato qua con i blocchi questa specie di zona parkour di prova e vi mostrerò come funziona. Allora, tenendo premuto Shift e barra spaziatrice e correndo di fronte agli oggetti, il nostro personaggio automaticamente farà dei salti. Qua ho laggato un pochettino. E farà automaticamente delle mosse parkour sui vari oggetti. È molto intuitivo, la trovo carina come cosa. E anche per una mappa così vasta è utile saper correre così ed evitare i vari oggetti. Quindi è una cosa interessante. Ora vi mostrerò come raccogliere risorse. Allora, in Minecraft
normalmente si usavano i pugni, no, all'inizio del gioco per distruggere un albero o quant'altro e prenderne le risorse. Invece qui useremo la nostra arma. Infatti noi risponderemo con un fucile e lo useremo per distruggere l'albero. Sparandolo divideremo i pezzi sempre più piccoli, come potete vedere, e potremo raccogliere questi pezzi e trasformarli in queste casse di legno premendo E. E queste sono delle risorse. Poi, se vogliamo craftarlo, andiamo sempre nel nostro menu e lo facciamo diventare, per esempio, questi pezzi di legno sono un altro tipo di wooden planks, e le craftiamo con crafty. Ok, ora abbiamo ancora questi pezzi di legno e così via. Ora trasformerò anche questo. Aspettate, ok. Andiamo, torniamo nel nostro menu di crafting e craftiamo. Ok, ora costruiremo la nostra prima casa. Premendo Q potremo cambiare fra il menu armi e il menu materiali. Quindi noi andiamo nel nostro menu materiali con questo quadrato come cursore. Adesso costruiremo la nostra prima casa usando il tasto sinistro e destro del mouse. Infatti potremo piazzare dei blocchi. E adesso velocemente proverò a creare una casa. Poi se vogliamo creare una porta, per distruggere dei blocchi premiamo il tasto E, ci comparirà una X e potremmo fare, premendo sui blocchi che abbiamo selezionato, premiamo e si distruggerà il punto e quindi facciamo questa specie di porta. Non so se si potranno craftare porte più avanti, per ora non ne ho viste, però almeno fare un punto di passaggio per entrare nella nostra casa. Ora continuo e farò il tetto per finire. Proviamo a farci anche due finestre. Aggiungiamo un altro blocco qui. Ok, non male come inizio, eh? E più avanti spero che svilupperanno questa cosa. Magari diventerà veramente bello, come su Minecraft. Potremo craftare dei vetri, farci veramente delle belle case. E magari giocarci multiplayer, condividere il nostro mondo con altri amici, eccetera. Un'altra features interessante di questo gioco, ma che vi spiegherò meglio in un prossimo video, è che potremo uscire nell'atmosfera, potremo proprio andare nello spazio sopra questo mondo. Questo lo trovo veramente interessante e spero che venga sviluppato bene. Infatti potremo craftare anche veicoli e altre cose, per esempio navicelle spaziali per volare ed uscire dall'atmosfera, e questa è veramente una cosa interessante che non si era neanche mai vista in un altro FPS, da quel che so, in questo modo. Ok, e potremo premendo C possiamo vedere anche il nostro personaggio in terza persona, però non ha dei movimenti molto belli per ora. Cioè, guardatelo, sembra un nano che ha bevuto un po' troppo, che corre male così. Però il gioco in alfa e diamogli tempo, ecco. Per le altre risorse, per ora ho visto che possiamo raccogliere solo la legna, e per il metallo ed altro non ho ancora visto come si possa fare, insomma. Ma in futuro verrà implementato tutto. Quindi questo era tutto per il primo tutorial di Starforge.
Presto ne arriveranno altri e presto farò anche un altro video dove spiegherò il gioco e le sue meccaniche e quello che verrà in futuro in questo gioco. Quindi penso che abbia veramente buone potenzialità per diventare e sfidare anche Minecraft. E quindi questo era tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividetelo, commentate e iscrivetevi al canale per prossimi episodi. Ciao ragazzi, a presto!